Questa è la storia di una valle e del suo formaggio. È la storia della Val Pellice, in provincia di Torino. Una storia che nasce in alta quota, dove le vacche trascorrono i mesi più caldi dell'anno, ma prosegue anche giù, in bassa valle, quando fa freddo e la neve scende copiosa. Fin dai tempi antichi, gli abitanti della montagna hanno imparato a conciliare il loro lavoro con le stagioni. La natura cambia volto e l'uomo deve adattarsi. Le attività che si sono tramandate sono le più semplici. Anche in ambito alimentare, i prodotti arrivati fino a noi spesso nascono dagli ingredienti più poveri. È così che secoli fa uno straniero, un saraceno pare, un arabo quindi, sarebbe riuscito a portare fino qui un formaggio tanto povero di ingredienti quanto ricco di storia e di storie. Luca Charbonnier, 38 anni, professione montanaro, quel formaggio lo produce ancora oggi. Si chiama Seiras, è una sorta di ricotta piemontese fatta con latte di vacca allevata in montagna. Il Seiras è diventato il simbolo della Val Pellice, culla dei valdesi e della loro religione protestante, che hanno dovuto difendere, anche con le armi. Una piccola conca laterale ancora oggi è conosciuta come la Valle degli Invincibili. Luca ama raccontare alle sue figlie le storie della valle e del suo formaggio. Qui, in questi pendii, dove viveva il Sarvagge. Sarvagge che vuol dire selvatico. L'uomo da cui la Val Pellice ha imparato a fare il Saras del Fen, perché prima tutti sapevano produrre formaggi e burro, ma il Saras del Fen nessuno sapeva come si facesse. E il Sarvagge invece sapeva farlo, era un uomo di origini saracene probabilmente, che tutti ritenevano un po' strano perché era schivo, lui viveva in una grotta e gli piaceva vivere per conto suo, non amava la gente, la confusione. Il selvaggio sarebbe vissuto qui, in questa grotta naturale. Qualcuno narra della leggenda che il Sarvagge è morto, qualcuno invece dice che non sia più stato ritrovato nulla, i giovani sono scesi nel dirupo ma non hanno più trovato niente, qualcuno dice sia scappato, lui i suoi segreti della lavorazione del latte. Il Selvaggio pare fosse un disertore, nel suo rifugio produceva il formaggio con ingredienti che tutti consideravano scarti. Per rubare i suoi segreti, i valligiani ne avrebbero provocato la morte. E qui la leggenda dice che avevano addirittura trovato dei coltelli d'oro, ma probabilmente era una leggenda, dicono che ci fossero dei buchi che faceva proprio caverna, dove probabilmente utilizzava da cantina o cosa. Non ci sono i serpenti. No, non ci sono. No, non ci sono i serpenti. Sono solo rami. Rami che coprono tutto oramai. Seminavano dappertutto, raccoglievano tutto quello che riuscivano, facevano muri ovunque per riuscire a recuperare un po' di terra. E adesso è tutto desolato. Quando la montagna assume i colori pastello dell'autunno, è il tempo degli ultimi pascoli all'aperto per gli animali. Il freddo e la neve segnano la stagione del riposo.
Negli anni passati queste valli si sono spopolate. È il caso della borgata Pertusel, ad esempio. I pochi turisti che ancora oggi si spingono fino qui spesso lo fanno per ammirare la vetta del Monviso. Luca non ha mai voluto abbandonare la sua valle. Oggi anche i giovani stanno tornando alla montagna. Non vogliono più lasciare la loro terra, come avveniva alla fine del secolo scorso negli anni del boom economico. Luca è valdese. La sua montagna, la sua religione, la sua gente li ritrova qui, al monumento Sibaud, che celebra le truppe valdesi che nel XVII secolo fecero fronte all'offensiva franco-sabauda. I valdesi hanno subito secoli di persecuzioni da parte del regno di Savoia. Il 17 febbraio 1848 il re Carlo Alberto concedeva i diritti civili alla comunità valdese e poi a quella ebraica. Tutti gli anni quel giorno viene ricordato con i fuochi della libertà, che oggi illuminano anche Palazzo Reale, nel centro di Torino. Oggi Luca Charbonnier è anche presidente del consorzio del Seyras. Sono davvero pochi, una ventina circa, i produttori di questa ricotta piemontese. Il Seyras viene prodotto in Valpellice, nelle vicine valli Germanasca, Chisone e nelle campagne di Pinerolo. Le giornate di Luca sono lunghe e impegnative, divise fra le cure degli animali e della campagna. Nonostante ciò, ha deciso di impegnarsi per il Seyras, perché ha capito che solo insieme agli altri può difendere la sua produzione, i suoi animali e anche il futuro che desidera per la valle, preservandone uno dei prodotti più caratteristici. Luca ha sempre amato la vita all'aperto. Anche per questo ha scelto di rimanere nella terra dei suoi antenati. Oggi però non basta lavorare sodo o utilizzare macchinari moderni. Bisogna uscire dai confini della valle per trovare nuovi acquirenti. Solo così ci sarà un futuro per un mestiere antico, come quello dei produttori del formaggio, arrivato qui grazie al disertore saraceno. Ma come nasce questo formaggio? Qual era il segreto che il selvaggio aveva custodito così gelosamente? Seyras significa ricotta, ricavata dal siero che resta nel pentolone dopo che si è prodotto il formaggio. Ecco perché era così preziosa la ricetta di questo latticino, che consente di sfruttare fino in fondo il latte, l'oro bianco degli allevatori. Prima di tutto bisogna portare il liquido ad ebollizione, dopo averlo salato. La sostanza rimasta nel siero coagula. Basta uno straccio per estrarla. Il latticino, poi, dovrà ancora asciugare per qualche ora. Luca prima lo tiene sotto pressione, nello straccio, per far scolare almeno la parte più consistente del liquido. Poi lo inserisce in piccole forme e lo lascia sgocciolare per mezza giornata circa, in modo che perda ancora un po' di siero, senza però diventare troppo secco.
Luca produce vari tipi di formaggio, come ad esempio queste tome. Il Seyras viene lasciato asciugare negli stracci, che gli conferiscono la caratteristica forma sferica. Il Seyras in genere viene prodotto sugli alpeggi. Per essere trasportato a valle, una volta terminato tutto il processo di produzione, verrà ancora avvolto nel fieno, che lo proteggerà e gli regalerà il caratteristico gusto erbaceo. Luca cura gli altri formaggi, come queste tome, con la stessa attenzione che dedica al Seyras. Eppure è proprio il Seyras, il prodotto più povero, quello che ancora oggi lo appassiona di più. L'antico rito della transumanza, con cui da secoli gli uomini portano gli animali nei pascoli più verdi, da qualche anno viene salutato con una grande festa a Bobbio Pellice, una delle città principali della valle. Oggi è la festa per salutare gli allevatori e le mandrie che salgono in alpeggio per la stagione estiva. È un po' un momento di orgoglio per gli allevatori che mettono in mostra i loro animali accuditi tutto l'inverno. Questa marcia di uomini e animali celebra anche l'arrivo dell'estate. Centinaia di capi invadono le strade della città, prima di dirigersi verso le montagne ad alta quota. E per gli allevatori è tempo di bilanci, guardando all'anno che verrà. Andiamo a vedere gli altri che ci sono. E chi arriva ancora? Sono abbastanza soddisfatto dei miei animali. Si può ancora migliorare, ma speriamo di andare avanti. Raggiunto l'ingresso del paese, per Luca ed i suoi è il momento di concedersi una ricca colazione. Anche le vacche non si fanno mancare nulla. Poi gli animali conquistano il centro di Bobbio Pellice. Dopo le sfilate iniziano le degustazioni. Seyras è legato alla nostra terra e la nostra terra è quello che amiamo e speriamo che possa uscire anche un po' e che qualcun altro possa innamorarsi di questi nostri territori bellissimi. Le figlie di Luca e sua moglie, Banda, sono impegnate come lui nella produzione e vendita di formaggi. Qui c'è quella fresca e qui c'è il Seyras del Fè. Lavorano come le famiglie di un tempo, tutti coinvolti nella stessa attività. In una giornata così speciale, il Seyras viene proposto anche nella pizza. L'accostamento è davvero originale, ma la gente di montagna ha dimostrato di apprezzarlo. Con l'arrivo dell'estate, i fiumi sono sempre più ricchi di acqua. Nella stagione calda, gli animali selvatici, come gli stambecchi, sanno di poter trovare il nutrimento anche ad alta quota. E così si dirigono verso le zone meno frequentate dai turisti. Anche per gli animali d'allevamento è tempo di lasciare la bassa valle e il caldo. Prima di raggiungere l'alpeggio, Luca concede alle sue vacche una tappa intermedia. Ah!
le porta al Furest, una baita a metà strada fra la sua stalla, a 700 metri d'altezza, e l'alpeggio, che supera i 1300 metri. Oramai la stagione è quella giusta. Lo sento, non ho voglia di salire nei pascoli più alti dove c'è l'erba più buona. Vedi che sono più agitate, muggiscono, si vede che fremono per partire anche loro. Non sono tranquille come di solito. Uno degli eventi più importanti dell'anno per la famiglia di Luca è la transumanza, ai primi di giugno. Prima di tutto si mangia. Amici e familiari fanno colazione insieme al mattino presto. Poi si preparano le vacche per la partenza e inizia il concerto. Luca ha trascorso più di metà della sua vita portando gli animali su e giù per le montagne. Tutti gli anni, primavera e autunno. Da quando sono bambino, partiva in primavera con le mucche di mio nonno, poi abbiamo smesso qualche anno che mio nonno era anziano, non le portava più su. E poi abbiamo ricominciato io nel 96. L'alpeggio, dove Luca porta i suoi animali, dista qualche ora di cammino dal Furest, la stazione intermedia dove hanno trascorso un paio di settimane. Adesso finalmente siamo qua, adesso abbiamo tempo a riposarci un attimo. Vedere i pascoli verdi, vederli accuditi, vederli, sentire il suono delle campane che li rende vivi, li mantiene in vita, in un certo senso. La melodia dei monti. Questa melodia accompagna tutta l'estate. In questa stagione, gli animali selvatici devono lasciare spazio a quelli d'allevamento. Le attività umane, che nei mesi freddi sono confinate nella bassa valle, con l'arrivo della bella stagione raggiungono anche le quote più alte. La famiglia di Luca si trasferisce nell'alpeggio di Chiotlasella per 3 mesi all'anno. Loro non lo fanno solo per dare pregio alla produzione di Seiras. Si tratta infatti di una vera e propria scelta di vita, in cui i genitori hanno coinvolto anche le loro figlie. Le vacanze non sono previste nella vita della famiglia Charbonnier. E non solo perché con gli animali c'è sempre da fare. I ritmi di vita e lavoro dell'alpeggio, infatti, per quanto duri, sono molto più a misura d'uomo che in città. Ogni 2 o 3 giorni devono scendere a valle, ad esempio per andare a vendere il Seiras, avvolto nella festuca di pino. La raccolgono nei prati intorno all'alpeggio e la lasciano seccare per un anno. Le figlie di Luca spesso portano in montagna anche delle loro amiche o parenti. Qui tutti lavorano, ma non solo.
La vita dell'alpeggio, infatti, offre anche vari momenti di svago e riposo. Ecco perché fare il Seras come una volta non è solo un lavoro, ma un vero e proprio stile di vita. E questi mesi di immersione totale nella natura, che la famiglia Charbonnier vive tutti gli anni, ne sono parte integrante. Quale stanza o aula potrebbe mai essere migliore di questo ambiente per studiare e fare compiti estivi? I ritmi della giornata sono dettati dagli animali. Wanda, ad esempio, si occupa dei maiali. Due volte al giorno porta loro da mangiare. Se mai ritardasse, certamente si farebbero sentire. Delle capre, invece, sono responsabili le ragazze. Tocca a loro non solo mungerle, ma anche verificare che tornino tutte nella stalla dopo la giornata trascorsa a pascolare nei campi. Questo è l'unico punto della zona in cui prende il telefono. Qui si può comunicare solo di persona. La vita, in alpeggio, segue ritmi antichi e sempre nuovi. Sono i ritmi degli invincibili, che hanno portato fino a noi un formaggio tanto povero e semplice quanto robusto. Il Seyras del fieno.